Buonasera e bentornati a War Room. Nel 2016 l'allora presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker disse che ci sarebbero voluti almeno 25 anni per un ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea. Adesso, con l'invasione della Russia e la violenta guerra scatenata da Putin, tutto è cambiato. L'opzione è diventata non solo concreta, ma anche opportuna, necessaria, aggiungerei inderogabile. Nel suo viaggio a Kiev, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha consegnato un simbolico questionario al presidente ucraino Zelensky per avviare ufficialmente il procedimento e, secondo la presidente, per arrivare ad una decisione che non sarà questione di anni, ma di settimane. Le procedure formali sono complesse, lunghe, tuttavia bisogna considerare la sostanza delle cose. L'Ucraina si batte da anni per non soccombere all'imperialismo russo e per farlo si è voltata verso l'Occidente. Già le proteste del 2014 partirono quando l'allora presidente Yanukovych, uomo del Cremlino a Kiev, si rifiutò di dare avvio al processo di adesione all'Unione Europea, nonostante lo avesse promesso in campagna elettorale. Oggi come allora, Putin teme il diffondersi della democrazia, dello Stato di diritto, dell'autodeterminazione dei popoli. Per questo, anche se non solo per questo, ha scatenato l'invasione. E allora proprio l'Europa, che ha sì sanzionato Mosca, ma non riesce a rinunciare al gas russo, con ciò finanziando quotidianamente l'invasore, proprio l'Europa deve dare un segnale alla Russia ammettendo subito l'Ucraina tra gli Stati membri. Questo almeno è quanto penso io, ma chiedo conforto o buone motivazioni contrarie agli ospiti di oggi, che ringrazio di aver accettato il nostro invito e che vado subito a presentarvi. Sono Andrea Bonanni, Buongiorno. editorialista per le questioni europee di Repubblica, benvenuto. L'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, bentornato ambasciatore. Buongiorno. E Cristian Rocca, direttore dell'Inchiesta, quotidiano online, che io amo molto e con il quale War Room ha stretto una fattiva collaborazione. Bentornato. Buongiorno, grazie. Bonanni, posso confessare che quando l'altro giorno ho letto le notizie sulla visita della von der Leyen a Kiev, quando ho visto che ha consegnato questo questionario, insomma, sono rimasto un po' lì per lì, l'ho trovato un gesto burocratico, viste le circostanze, e anche la risposta del presidente ucraino. Lo compileremo in poche ore, mi è sembrata un po' piccata. Poi ho letto di segnali incoraggianti per l'ingresso di Kiev nell'Unione, tra i quali anche il suo articolo. E, insomma, come stanno realmente le cose? Siamo rimasti alla riunione di Versailles dell'11 marzo o siamo andati decisamente più avanti? Ma guarda, io cerchiamo di essere realistici. La von der Leyen è andata a Kiev a fare un gesto simbolico. Il gesto simbolico è quello di dare un formulario, il formulario che si usa per l'adesione all'Unione Europea. Lo scopo non è quello di avere l'Ucraina come membro dell'Unione Europea entro pochi mesi. Lo scopo è quello di riconoscere l'Ucraina come paese candidato a entrare nell'Unione Europea entro pochi mesi. E questo è senz'altro il segnale politico che l'Unione Europea può dare all'Ucraina. Poi siamo seri. L'idea di immaginiamo cosa sarà l'Ucraina quando e se finirà questa guerra. Sarà un paese distrutto che avrà bisogno di enormi aiuti finanziari per la ricostruzione. Come possiamo pensare seriamente che possa riempire i requisiti economici, ma anche sociali, anche di coesistenza e di stato di diritto che sono necessari per entrare nell'Unione Europea? Secondo me sarà un paese che avrà bisogno di un enorme aiuto da parte dell'Europa, avrà bisogno il riconoscimento della sua natura europea, perché questo è la sostanza della richiesta che arriva da Kiev, e poi si avvierà l'iter dell'adesione. Stiamo attenti a non ripetere l'errore che abbiamo compiuto in passato quando abbiamo fatto entrare dei paesi che non avevano compiuto fino in fondo il loro percorso di omologazione
con il resto dell'Europa. È un prezzo che stiamo pagando ancora adesso, almeno questa è la mia personale opinione. Non dimentichiamoci che la guerra nella ex Jugoslavia è finita da 30 anni e finora ci sono solo due di quei paesi che sono riusciti a entrare nella UE. Cioè, è un processo lento, difficile e che non deve essere preso sotto gamba. Dare dei riconoscimenti simbolici non avrebbe, secondo me, senso. Capisco l'opinione di Bonanni, peraltro io sono stato uno critico sugli allargamenti del passato e quindi capisco le sue ragioni. Tuttavia erano convincenti, secondo me, anche le ragioni che Christian Rock ha scritto in un articolo di qualche giorno fa, e cioè che insomma forse era un segnale politico che andava al di là, diciamo, degli argomenti più che corretti usati adesso da Bonanni. Ci dici qual è la tua opinione, Christian? Io penso che in questo momento, mentre i cittadini ucraini combattono, muoiono e resistono all'aggressione, infatti i gesti anche simbolici siano importanti. Dico simbolici per rispondere a quello che diceva Andrea Bonanni. Non so se avete visto, a un certo punto nella strage di Bucha si sono viste questi cittadini ucraini stesi per strada, uccisi dai russi. C'è stata un'immagine che a me ha colpito parecchio, l'immagine di una donna, di una mano di una donna con le unghie ben curate, con le chiavi di casa vicino a questa mano morta che giaceva sul terreno, e le chiavi di casa avevano un portachiavi, e questo portachiavi non aveva il simbolo di una squadra di calcio o il santo patrono di Bucha, ma avevano la bandiera blu con le stelle gialle dell'Europa. Oggi dobbiamo renderci conto che l'Ucraina è Europa. Oggi i cittadini ucraini sono i più grandi difensori dell'Europa. Come ha ricordato giustamente Enrico Cisnetto, tra la fine del 2013 e nel 2014 la rivoluzione della dignità, come fu chiamata, a Maidan, fu scatenata dalla decisione del fantoccio di Putin a Kiev di ritirarsi, di fare un passo indietro rispetto all'adesione europea. Addirittura subito dopo l'ingresso dell'Ucraina in Europa e anche nella NATO, ma adesso qui stiamo parlando soltanto dell'Europa, è entrato dentro la Costituzione europea. Ecco, oggi non c'è un paese e un popolo più voglioso di far parte della nostra comunità degli ucraini. Poi ha ragione Andrea Bonanni, abbiamo visto cosa è successo con la Polonia e con l'Ungheria, ma questo secondo me è un problema di governance dell'Unione Europea. Dobbiamo probabilmente in una unione a 27 o a 28 o a 29, perché nel 2024 dovrebbe entrare anche la Serbia, probabilmente cambiare il modello di governance dell'Unione e rinunciare all'unanimità, che è un'illusione, e magari trovare il modo di decidere a maggioranza. E comunque io sono d'accordo su questo, chi non rispetta lo Stato di diritto, cioè le basi, delle fondamenta dello stare insieme nel club europeo, ovviamente non può stare dentro l'Unione Europea. Però oggi il gesto simbolico e politico è fondamentale per aiutare gli ucraini in questa battaglia di sopravvivenza e resistenza all'aggressore russo. Ambasciatore, allora dirimi tu la questione subito o nei tempi, diciamo, tali da poter soddisfare la certificazione dei requisiti, secondo quello che ci aveva detto prima Bonanni? Guarda, Enrico, io se possibile sono ancora più prudente di Andrea Bonanni e aggiungo che bellissimo il gesto, direi anche dovuto il gesto di apertura che era stato sancito al Consiglio europeo, che era quella a Versailles, che la von der Leyen ha ribadito quando è andata a Kiev, di apertura politica nei confronti di questa aspirazione ucraina di aderire all'Unione. Però, diciamo, la storia recente e quella che è tuttora in corso ci dimostra che il negoziato di adesione è un negoziato tremendamente complicato. Tremendamente complicato. Aggiungo che non vorrei essere nei panni di quei servizi della Commissione che nel giro dei prossimi mesi dovranno scrivere il parere, l'opinione sulla cui base
poi il processo eventualmente avanzerà, perché mi chiedo che cosa possono scrivere di un paese in quelle condizioni. Faccio un'altra considerazione. Noi nel lontano 2003, sto parlando quindi di 19 anni fa, avevamo solennemente promesso la prospettiva di adesione all'Unione a tutti i paesi dei Balcani occidentali. Oggi, come ci ricordava Andrea, due sono entrati, gli altri sono ancora nella waiting list. Per alcuni la prospettiva è talmente remota che non ha nemmeno un barlume di praticabilità a breve e medio termine. Lo dico perché, da un lato, per i motivi che conosciamo, da questa parte dell'Europa si è sviluppata quella che in gergo viene chiamata una enlargement fatigue, che si è manifestata in maniera clamorosa nei confronti dei Balcani occidentali. Dall'altra, le condizioni che nel corso degli anni abbiamo definito per accettare un nuovo membro sono diventate talmente complesse, talmente intrusive i sistemi di governo interno, che allo stato attuale, molto onestamente, non riesco ad immaginare come si possa pensare di avviare un processo di questo tipo con l'Ucraina in queste condizioni. Quello che conta però è quello che diceva Andrea, è il segnale politico che noi consideriamo l'Ucraina un paese entitled, diciamo, che ha tutte le caratteristiche per poter un giorno, chissà quando, diventare membro dell'Unione. Questo è un segnale forte, e lo sarà naturalmente molto di più se a questo segnale politicamente significativo noi riusciremo, quando ci saranno le condizioni sul terreno, riusciremo a far arrivare tutta quell'assistenza economica, finanziaria, di ricostruzione complessiva del paese che sarà necessario per rimettere in piedi un paese devastato dalla guerra. Quindi io giudico tutta questa operazione, diciamo, dovuta dal punto di vista della solidarietà politica, ma lo giudico con tutta la prudenza del caso. Quello che mi preoccupa è che si possano creare in Ucraina quelle stesse frustrazioni che stiamo registrando in numerosi paesi dei Balcani occidentali, che non riescono a vedere l'obiettivo a portata di mano. Sei sulle stesse posizioni che ho letto sul Domani di Piero Ignazi, che dice: non creiamo troppe aspettative che poi potrebbero andare deluse. Tuttavia, Boranni, in queste ore è cominciata l'assalto finale, almeno così è stato descritto dal punto di vista militare, dei russi. Quindi siamo a un momento topico della vicenda. E fino adesso la risposta dell'Europa a molti è apparsa timida, non c'è convergenza sui tempi di affrancamento dal gas e dal petrolio russo, per cui si vorrebbe fare, ma si ha preoccupazione, per carità del tutto comprensibile e legittima, di creare dei problemi recessivi nei paesi europei. Da questo punto di vista, diciamo, la reazione americana appare molto più arrembante. Allora, se dal punto di vista delle sanzioni gli abbiamo sì fatto male, ma fino a un certo punto, quali sono gli strumenti che l'Europa ha, considerato che Zelensky non passa giorno che, parlando in un modo o nell'altro in giro per il mondo, cioè nel senso che parla a tutto il mondo, ci rimprovera, diciamo, di essere un po' troppo timidi, si aspettava molto di più dall'Europa. Ma sai, Zelensky fa, e devo dire fa molto bene il suo lavoro, e quindi ci stimola, perché è quello che deve fare. Secondo me non sono assolutamente d'accordo quando si dice, ho sentito molti commentatori dirlo, che l'Europa ha fatto poco. L'Europa ha fatto una cosa straordinaria. Per la prima volta nella sua storia ha fornito armi a un paese che non è neanche formalmente un paese alleato. Cioè abbiamo cominciato con a parte le forniture nazionali, che sono in qualche modo coordinate, abbiamo l'Unione Europea, cioè con la bandierina, con le stelle europee, ha fornito prima 500 milioni di armi, adesso siamo arrivati a 1,5 miliardi. Credo che la cifra sia destinata ad aumentare. È una cosa
che io, che sono un vecchio frequentatore di cose europee, se me l'avessero detta solo un anno fa, non l'avrei ritenuta credibile. Io credo che, vabbè, possiamo anche stare qua a scannarci sul taglio o meno del petrolio, del gas, eccetera, però la cosa fondamentale è che ci stiamo mandando delle armi. Queste sono armi che uccidono i soldati russi, gliele stiamo mandando noi. A questo proposito vorrei ricordarvi un problema che abbiamo, è un problema di credibilità della nostra parola. Noi, quando parliamo di adesione dell'Ucraina alla Russia, all'Unione Europea, ci dimentichiamo che l'Unione Europea ha nei suoi trattati un patto di mutua assistenza militare. Cioè, se, come qualcuno vorrebbe, l'Ucraina entrasse a giugno o a luglio nell'Unione Europea, saremmo in guerra con la Russia. Allora, stiamo promettendo questa cosa con l'idea di non mantenerla. Questo mi ricorda molto il trattato di, se non sbaglio, di Budapest, con cui la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e la Russia garantirono la sicurezza dell'Ucraina in cambio della sua denuclearizzazione. Cioè, firmiamo carte che poi non manteniamo. Non solo non l'ha mantenuta la Russia, ma a quanto mi risulta non l'ha mantenuta neanche la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, che non sono entrati militarmente in guerra per difendere i confini ucraini. Quindi stiamo attenti alle parole che usiamo e agli impegni che prendiamo. Io credo che, come ha detto Borrell, con quale per una volta mi trovo d'accordo, che è l'altro rappresentante della politica estera europea, dice: le guerre solitamente... Perché non sei d'accordo con Borrell? Molto spesso non sono d'accordo, però ha detto una cosa sacrosanta: le guerre solitamente si vincono sul campo di battaglia. E l'Unione Europea sta facendo tutto quello che è possibile, tranne entrare in guerra, per consentire all'Ucraina di vincere questa guerra. Non direi che sta facendo poco, francamente. Rocca, tu come la giudichi? La coperta è corta o è sufficientemente lunga? Ma anch'io sono d'accordo con Andrea Bonanni quando dice che l'Europa in realtà ha fatto tanto, tantissimo, e anch'io non mi sarei aspettato quello che è stato fatto sia dalla Commissione, sia dal Parlamento europeo, ma anche con i gesti simbolici della Presidentessa del Parlamento e con la stessa von der Leyen che sono andati a Kiev. E l'Europa sta, a suo modo combattendo per difendere l'Ucraina. E il punto però è che siamo già in guerra, non stiamo facendo una guerra guerreggiata, è più simile, se volete, al concetto di guerra fredda. L'attacco della Russia all'Ucraina è esattamente per questo motivo, perché Kiev guarda a Occidente e perché Kiev guarda non solo alla NATO ma soprattutto all'Europa. Andate a guardare le timeline di cosa è successo. Yanukovych blocca il passaggio, blocca il processo di adesione all'Europa. I giovani di Kiev che scendono in piazza a Maidan, vi consiglio uno straordinario documentario che c'è su Netflix, intitola Winter of Fire, dove si racconta appunto l'epopea di Maidan, di Kiev che scende in piazza al grido l'Europa, l'Ucraina è in Europa, perché questo è stato l'avvio della seconda parte della rivoluzione ucraina. E allora a quel punto cacciano Yanukovych, che è costretto a scappare in Russia, e la risposta di Putin qual è? La risposta di Putin è quella di invadere il Donbass e di annettersi la Crimea. Quello che sta avvenendo in Ucraina è esattamente questo, è un attacco della Russia all'Europa attraverso gli ucraini. E questa è la cosa, ma Putin lo dice chiaramente, lo ha scritto in molti saggi, lo ha detto nei suoi discorsi, l'ha detto in quella famosa intervista al Financial Times, dove diceva che l'obiettivo della Russia è quello di abbattere la democrazia, di superare la democrazia liberale. Questo secondo te richiederebbe un altro tipo di risposta da parte europea rispetto a quella che ha avuto fino qui?
Secondo me la risposta che è stata fatta adesso è quella giusta, quella di non entrare in guerra, perché non ce lo possiamo permettere, non siamo pronti, tutto quello che volete, di aiutare in tutti i modi gli ucraini, e secondo me dare un aiuto in più, che è quello proprio del gesto simbolico di dire no, caro Putin, l'Ucraina non è la piccola Russia, l'Ucraina è parte integrante dell'Europa, perché gli ucraini vogliono stare qui, perché gli ucraini conoscono la storia della Russia, hanno subito le carestie imposte da Stalin, hanno subito varie forme di genocidio, prima con gli zar e poi durante l'Unione Sovietica, e non vogliono stare con te, vogliono stare con gli europei, si sentono europei. Questo secondo me è quello che deve dare l'Europa, assecondare questo atteggiamento. In guerra purtroppo ci siamo e dobbiamo trovare il modo di sconfiggere Putin, e questo secondo me è un'arma che può servire. Quello che dice l'ambasciatore ovviamente è tutto corretto, è giusto, e sono d'accordo anche con lui, però è come se fosse l'atteggiamento pre-guerra, e siamo nel pieno della guerra, dobbiamo salvare l'Ucraina perché bisogna salvare un popolo aggredito così legittimamente e incresciosamente da Putin e dalla Russia, e dall'altro dobbiamo difendere anche l'Europa, e si difende l'Europa salvando l'Ucraina. Ambasciatore, forse può essere utile se ci aiuti a provare a capire che cosa Putin pensa della reazione che l'Europa ha avuto fino qui. Secondo te in lui prevale guarda questi bastardi come si sono spinti avanti, oppure prevale guarda questi pusillanimi, stavo per dire una parolaccia, ma diciamolo, questi cagasotto che non hanno neanche il coraggio di scendere direttamente in guerra. Nella sua testa quale delle due cose prevale? Ma è difficile essere nella testa di Putin, perché l'abbiamo visto anche da come ha cambiato la strategia sul terreno nel corso di queste settimane, molto complicato. Io però vedo alcuni fatti. Lui è riuscito in alcune operazioni straordinarie. Ha ricompattato i 27 su un tema, Andrea lo sa meglio di me, quando si doveva parlare di rapporti con la Russia, era uno dei temi più divisivi tra i paesi membri dell'Unione. Difficilissimo trovare delle posizioni comuni, ci volevano mediazioni che duravano giorni, se non settimane. Le sensibilità erano molto differenziate, lo sapevamo tutti. E in questo caso la reazione è stata immediata, unitaria, solidale, compatta, senza indugi, senza condizioni, senza distinguo, condanna, sanzioni, fornitura di armi con i soldi del bilancio dell'Unione. Quindi da questo punto di vista un miracolo. Seconda constatazione, ha ricompattato un fronte euro-americano che era pesantemente in crisi dopo le vicende dell'estate scorsa, ricorderete tutte le polemiche attorno al ritiro dall'Afghanistan, successivamente quell'operazione con l'Australia che ci aveva tutti lasciato così delusi in Europa, e in un colpo solo massima convergenza di punti di vista, massima unità d'azione tra europei e americani. Questi sono i fatti. Poi se ci consideri pusillanimi perché non siamo scesi in guerra, ma insomma mi preoccupa relativamente, noi non potevamo e non dovevamo entrare in guerra direttamente, stiamo facendo onestamente tutto quello che ci è consentito di fare con i mezzi di cui disponiamo come europei, sapendo che non siamo un'alleanza militare, stiamo pagando dei costi, e non è detto che questi costi non siano destinati ad aumentare nei prossimi mesi se il conflitto continua. Ci siamo esposti anche con la fornitura di armi, abbiamo dato questo gesto di apertura politica. Io francamente non me la sento di giudicare inadeguata la linea europea finora. Il problema è di vedere cosa succederà se a un certo punto si porrà la questione, quella sì, molto più della promessa di adesione, di interrompere le forniture di gas, perché quello sarebbe la bomba atomica che noi potremmo adottare, ma sapendo quanto ci costa siamo ancora riluttanti ad adottare. Insomma, è più la vedrei in questi termini. Bonanni, questa discussione che stiamo facendo con delle, chiamiamole, nuance di valutazione, secondo te è la stessa che si è fatta a Versailles e negli altri momenti successivi? E chi interpreta, diciamo, una linea più, chiamiamola,
come quella proposta da Rocca e chi come quella proposta da te e da Nelly Feroci? Ci sono differenze nei vari paesi, tra i vari paesi in questo? Ma sai, secondo me le sfumature in questa situazione, non tra me e Rocca, perché tra me e Rocca dipendono da condizioni o interpretazioni personali, poi francamente mi sembrano sfumature veramente secondarie. Nei governi rispondono principalmente a dei motivi di politica interna, cioè e in questo senso l'Unione Europea facilita anche un processo un po' perverso, nel senso che hai dei governi come il governo polacco che spingono, chiedono sempre di più, chiedono un impegno sempre maggiore. Facile chiederlo quando c'è qualcuno che ti dice di no. Poi abbiamo visto come è finita la storia dei MiG, cioè quando gli hanno detto vabbè, volete fornire i MiG all'Ucraina, fatelo, i polacchi si sono fermati. Quindi cioè, è facile chiedere di sospendere le forniture di gas quando tu non sei dipendente dal gas russo, e invece è molto difficile farlo quando sei dipendente. Cioè, è facile chiedere certe cose sapendo che comunque l'Unione Europea deve nel suo complesso mantenere una posizione equilibrata. Lo stesso vale nel senso opposto, voglio dire, è facile fare i conciliatori eccetera quando sai benissimo che comunque c'è una presa di posizione molto dura e molto forte dell'Unione Europea. Se mi permetti, io vorrei tornare sulla questione iniziale, perché secondo me è importante. La questione, secondo me, oggi dell'entrata o no dell'Ucraina nell'Unione Europea è una questione identitaria, non è una questione economica, perché l'Ucraina riceverà e continuerà a ricevere miliardi di aiuti dall'Unione Europea. Abbiamo fatto, io vi ricordo, entrare 3 milioni di cittadini ucraini in Unione Europea senza un passaporto, senza una verifica, una cosa che non facciamo con alcuni paesi che sono stati membri dell'Unione Europea. Cioè abbiamo aperto le nostre frontiere agli ucraini quando ne avevano bisogno. Però c'è un problema di identità che riguarda anche gli ucraini. Gli ucraini si sentono europei, e secondo me lo sono, ma soprattutto il loro sentirsi europei è uguale al dire non siamo russi. È un po' una cosa che abbiamo visto nei polacchi alla fine della Guerra Fredda. Cioè entrare nell'Unione Europea per la Polonia voleva dire ci stacchiamo dal gruppo dell'Est. Però non hanno i polacchi allora metabolizzato veramente che cosa vuol dire entrare nell'Unione Europea. Vuol dire innanzitutto rinunciare al nazionalismo. Io non so se oggi, per esempio, un paese che sta combattendo una guerra così disperata sia pronto a fare e a maturare un passo di questo genere. Ma entrare in Europa vuol dire, per prima cosa, rinunciare al nazionalismo. Molti paesi dell'Est non l'hanno fatto, a cominciare dall'Ungheria e dalla Polonia. Non so se gli ucraini siano pronti a farlo, ma io credo che noi europei dovremmo mettere questa come condizione per entrare nell'Unione. Nelly Feroci, a proposito di nazionalismo, scusa, ma io ovviamente non solo penso, ma anche spero e penso che appunto non vincerà in Francia la Le Pen, ma se dovesse per caso vincere Le Pen, beh, certo che questo assunto di rinunciare al nazionalismo da parte di paesi come dire diversi da come peso dalla Francia sarebbe nel cuore dei paesi fondanti dell'Europa, e anche l'Italia ha dato il suo contributo, ma questo poi lo chiedo a Rocca. A te chiedo della Francia. Che peso hanno le elezioni francesi in questo scenario che stiamo descrivendo? Un peso enorme, ma io credo che dovremmo fare una, due, quattro war room se dovesse vincere la Le Pen, cambia completamente. Russo, magari. Dovremmo chiuderci nella war room. cambia completamente lo scenario
prevedibile degli sviluppi in Europa nei prossimi anni, quindi insomma veramente quello sarebbe un evento epocale. Tra l'altro, diciamo, oggi come oggi è anche difficile fare previsioni. Il risultato di domenica scorsa è un risultato molto curioso, al di là di quello che possono essere le chance rispettive di Macron e della Le Pen. Io ho constato che più del 50% degli elettori francesi hanno votato per dei partiti vagamente definibili antisistema, di estrema destra, di estrema sinistra. Complessivamente è un dato abbastanza impressionante, quindi diciamo, magari Macron ce la farà, ma si troverà a governare un paese nel quale il malessere, mettiamola così, serpeggia in maniera molto evidente. Non è un caso, scusa di interrompo, che Mélenchon abbia detto non votate la Le Pen, non ha detto votate Macron. Poi, per carità, il vero problema è che molti degli elettori di Mélenchon, pur di non votare Macron, non andranno a votare. Questo non andranno a votare, il grosso rischio è questo, ma credo che, diciamo, ci sono degli aspetti anche interessanti in queste dinamiche tra nazionalisti in Europa. La Polonia, se la vogliamo identificare come un paese nazionalista, è anche il paese più antirusso che si possa immaginare tra i 27. La Le Pen in passato aveva avuto delle pulsioni putiniane. Come si andrà a collocare se dovesse vincere le elezioni rispetto ai paesi divisi che oggi sono divisi? Cioè, siamo in una situazione in cui è molto difficile fare previsioni e non ci possiamo più, diciamo, fondare su dei dati acquisiti nel passato. E credo che, diciamo, se posso dare un suggerimento, molte war room nell'ipotesi di qui sopra. Tranquillo, tranquillo, già ci stiamo preparando. Purtroppo io mi devo scollegare con qualche minuto d'anticipo per il motivo che ti dicevo. Vi ringrazio, sì. Scusatemi. Grazie. Diciamolo, l'ambasciatore deve parlare con gli iraniani. Bravo, bravo. Grazie. Grazie, buona grazie. Buona. Chiudiamo, chiudiamo con Christian Rocca sull'Italia. Nel 2018 i voti sono stati... Adesso Nelly Feroci ci ricordava che se facciamo la somma dei vari populismi, sovranismi, nazionalismi o comunque pulsioni antisistema, domenica in Francia hanno vinto queste pulsioni. Nel 2018 vinsero anche in Italia. Come che, diciamo, Draghi resiste come barriera ultima a che anche nel secondo dei tre paesi fondatori, e cioè il nostro, non abbiano a che vincere queste pulsioni? Beh, l'Italia come al solito è una specie di Silicon Valley del populismo, cioè avvengono sempre prima in Italia tutte queste cose. È successo con Mussolini, poi con Berlusconi, ecco, ovviamente con caratteristiche diverse, e poi adesso con quello che è successo nel 2018, che oggi ricordavi, che è ancora molto, molto, molto forte. Cioè, noi abbiamo avuto un governo bipopulista, dove un populismo di destra insieme a un populismo, chiamiamolo di sinistra, per me anche quello dei 5 Stelle di destra, ma comunque, diciamo, nell'evoluzione successiva si è spostato un po' più a sinistra, che ha governato questo paese, e all'opposizione aveva un'opposizione ancora più populista, che era quella dei Fratelli d'Italia. E come ha governato questo paese? Ha governato facendolo spostare, diciamo, sul fronte putiniano, sul fronte di una grande amicizia nei confronti di Putin, con i due partiti, uno dei quali, due partiti del governo, uno dei quali la Lega, addirittura ha firmato un accordo, un trattato tra la Russia Unita, il partito più unico che è raro della Russia, il partito di Salvini. E i 5 Stelle non hanno firmato nessun accordo, perché in quel periodo non firmavano accordi con altri partiti, ma sono stati ospiti d'onore al congresso di Russia Unita. Hanno addirittura aperto, perché appunto anche lì ci siamo inventati una cosa nuova: non solo eravamo filorussi,
ma anche filo Trump, con quindi il populismo americano, e anche filo cinesi, perché abbiamo, siamo stati il primo paese del G7 a firmare un memorandum of understanding con la, sulla via della seta cinese, sostanzialmente quasi, essendo quasi pronti a cedere le nostre infrastrutture, i porti così, e così via alla, alla Cina. Quindi insomma la situazione italiana era stata drammatica in, in quegli anni, e non solo, abbiamo aiutato Trump nelle sue manovre. Se Putin avesse deciso di fare la guerra allora anziché oggi. Esatto, esatto, perché ricordiamoci che poi l'Italia ha aiutato Trump in quel tentativo di complotto, in realtà organizzato dalla, dal Cremlino, basato su fake news, secondo cui gli ucraini avevano del marcio sul figlio di Joe Biden. L'Italia poi con Conte, questo qui è successo col Conte 2, ma nel pieno del Covid, ha fatto entrare l'esercito russo in Italia, facendogli fare questa sfilata da Pratica di Mare fino a Bergamo, condizioni e situazioni tutte ancora da spiegare. Insomma, noi eravamo veramente in una situazione, diciamo, di vicinanza a Putin drammatica, e in realtà quello che è successo in Francia domenica non è molto dissimile. La differenza è che c'è un forte partito riformista guidato, o comunque una leadership riformista guidata da Macron, però Mélenchon, che è estrema sinistra o comunque sinistra vetero e così via, è molto più vicino a Putin che all'Occidente, ha fatto tutta una campagna contro la NATO, contro l'America e così via. Non so poi se gli elettori di Mélenchon si andranno a votare Macron o si asterranno o addirittura voteranno la Le Pen, perché per molte cose, diciamo, il progetto politico è simile. E quindi questo bipopulismo che abbiamo avuto in Italia in realtà si è diffuso anche nel resto dell'Europa, e domenica lo abbiamo visto in Francia. Noi ovviamente siamo in una situazione in cui le destre sono in vantaggio secondo i sondaggi, ma sono al suo interno divise, come un po' è diviso il gruppo di Visegrad con la Meloni nella parte della Polonia, in questo caso, no? Che sta più con l'Alleanza Atlantica e non con Putin, che però in passato ha più volte sostenuto e salutato con grande attenzione. Quindi la situazione è grave, è gravissima. Ovviamente è importante capire cosa succederà a Parigi, ma poi toccherà a noi, e Draghi è per il momento l'argine nei confronti di questo bipopulismo, esattamente come lo è Macron in Francia. Però senza partito, e questo fa la differenza. Bonanni, in una battuta, forse quegli esami che dobbiamo fare a chi vuole entrare in Europa sono esami del sangue che dovremmo fare anche a quelli che ci sono già dentro. Ma sai, parlando dei paesi fondatori. Hai sicuramente ragione. Il problema è che, almeno guardando l'esperienza italiana e guardandola con un minimo di distacco, noi questo esame alle ultime elezioni l'abbiamo fatto e l'abbiamo clamorosamente fallito, ma l'Europa si è rivelata in qualche modo, almeno per quanto ci riguarda, più forte di certe pulsioni italiane, e alla fine siamo passati da un Parlamento a larga maggioranza antieuropeo, perché questo era il Parlamento che è uscito dalle elezioni, con un Parlamento che ha creato una maggioranza Ursula, addirittura nel nome della von der Leyen. È difficile che una cosa così si riproduca in Francia se dovesse malauguratamente vincere la Le Pen. Però la Francia ha in sé un sistema elettorale che tende a consolidare il paese verso posizioni centriste e moderate. Quindi io credo che il sistema elettorale francese confermerà Macron, e in questo senso compirà in modo, secondo me, più democratico la stessa operazione che è stata compiuta in Italia con la conversione dei 5 Stelle, tra virgolette, sulla via di Bruxelles. Prego. Posso aggiungere una cosa? Su questo sono invece in disaccordo con Bonanni, perché la situazione francese, il sistema elettorale francese è una specie di terno al lotto, nel senso che è vero, è probabile che succeda quello che dice lui, ma
appunto può succedere anche l'opposto, che vinca Le Pen, e una volta che vinci non c'è la possibilità, non c'è il cuscinetto del Parlamento che può formare delle maggioranze diverse, perché c'è un sistema semipresidenziale. In Italia per fortuna abbiamo un sistema parlamentare, e il sistema parlamentare è riuscito a cambiare i 5 Stelle e a, come dire, e a far emergere un'anima europea assorbire la magagna, insomma. Quindi, insomma, forse dovremmo cambiare anche il sistema elettorale noi e andare verso il sistema della Costituente, che era quello proporzionale, in modo tale che dentro il Parlamento le estreme vengano in qualche modo assorbite dagli adulti eletti nelle due Camere. Bene, allora grazie ad Andrea Bonanni, a Cristian Rocca. Grazie a voi. Grazie all'ambasciatore Nelly Feroci, che ci aveva lasciato qualche minuto fa. Noi andiamo in pausa per le festività di Pasqua, auguri di Pasqua a tutti, e ci rivedremo mercoledì 20 aprile. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Auguri, grazie.